Nutrizione e diabete legato all'obesità è l'argomento che andremo a trattare tra qualche istante insieme alla nostra esperta, la dottoressa Rosa Asprino, specialista in scienza dell'alimentazione. Benvenuta, dottoressa. Grazie, buongiorno e grazie per questo graditissimo invito. Grazie a lei per essere qui e per consentirci di toccare questo argomento sempre molto interessante perché riguarda tantissime persone, quindi chiaramente adesso avremo un ascolto enorme da questo punto di vista. La dottoressa, alimentazione e diabete. L'alimentazione è, insieme ad altri capisaldi nella cura del diabete è uno degli aspetti fondamentali sia per la prevenzione del diabete ma anche per il trattamento e per la prevenzione delle complicanze macro e microvascolari oltre che ovviamente per raggiungere un compenso glicometabolico ottimale. Ovviamente adesso andiamo un po' a toccare quelle che sono le connessioni alimentazione e diabete, quanto un'alimentazione può incidere sulla formazione di questa situazione patologica. Allora, parliamo naturalmente del diabete di tipo 2. Sì. Nel diabete di tipo 2 una alimentazione non adeguata, soprattutto uno stile di vita, quindi anche con la tendenza alla sedentarietà e il conseguente aumento di peso può incidere molto, tanto nello sviluppo che nella difficoltà a raggiungere appunto un compenso glicometabolico ottimale. L'obesità è strettamente correlata al diabete di tipo 2. Sì. Proprio per questo l'alimentazione svolge un ruolo importantissimo. Nella cura di un paziente obeso e diabetico dobbiamo prestare sicuramente attenzione a quello che è il cambiamento del suo stile di vita, quindi a convincerlo a abbandonare delle abitudini alimentari errate, ma come dicevo poco fa, anche alla tendenza che purtroppo è molto comune alla sedentarietà. E per prima cosa dobbiamo incidere nel suo bilancio energetico, quindi che è un aspetto molto importante. È un aspetto fondamentale sia per quel che riguarda il bilancio in entrata, quindi andare a correggere quelle che sono le abitudini alimentari inadeguate, che il bilancio in uscita, quindi convincerlo a praticare attività fisica, ma veramente basta poco, quindi basta una camminata di almeno mezz'ora, 45 minuti a passo moderato, meglio se sostenuto, al giorno. Non entro poi nei dettagli che non sono di mia competenza su quelli che sono poi gli esercizi specifici da consigliare, quelli sono appannaggio di altre figure professionali. E nel bilancio energetico quindi dobbiamo indurre un calo ponderale importante, che indurre un calo ponderale importante è molto significativo nel trattamento della patologia diabetica. Sono uscite lo scorso anno delle linee guida aggiornate della Società Europea di Diabetologia è stato provato che se seguiti da personale specializzato, sì, ci sono molte tipologie di diete che possono essere utili a indurre il calo ponderale. Noi amiamo molto la dieta mediterranea, che è universalmente conosciuta come valida per il trattamento dell'eccesso ponderale. Tra l'altro è una dieta molto equilibrata. È una dieta molto equilibrata che fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura e appunto, perché no, me lo lasci dire, nella cura dal punto di vista nutrizionale del diabete non si è dimostrato che non sono indispensabili, anzi spesso non sono utili delle diete eccessivamente restrittive che spesso risultano essere controproducenti. Un paziente diabetico può seguire un'alimentazione certamente varia, equilibrata, ma anche perché no appetitosa con giusti consigli, attingendo anche da quelle che sono le ricette tradizionali italiane, che la maggior parte di esse
risorse sono molto equilibrate, perché prevedono appunto l'utilizzo di cereali in aggiunta a verdure e carni, certo, pesce, frutta, tutto ciò, assolutamente. E tutto questo, l'apporto dei carboidrati. L'apporto dei carboidrati, sempre secondo le linee guida, non sono consigliabili gli estremi, quindi o diete che hanno un eccessivo apporto di carboidrati. Per eccessivo apporto di carboidrati intendo un apporto di carboidrati superiore al 70% dell'apporto energetico giornaliero, ma neanche le diete eccessivamente ridotte di carboidrati, quindi delle cosiddette diete low carb. Non sembrerebbero che i due estremi non abbiano prodotto appunto dei risultati importanti in termini di cura della patologia diabetica. E, quindi insomma sono state però proposte varie diete che hanno diversi apporti di carboidrati, fatta eccezione per i due estremi che non sono consigliabili. In tutto questo dobbiamo prestare particolare attenzione all'indice glicemico. Sì, l'indice glicemico esprime la velocità di assorbimento del glucosio alimentare, cioè quanto rapidamente degli alimenti contenenti carboidrati sono in grado e in che velocità di far innalzare la glicemia, cioè la concentrazione di glucosio nel sangue. Questo concetto è stato recentemente rivisto e è stato preferito il carico glicemico. Questo perché l'indice glicemico esprime essenzialmente la rapidità di assorbimento e di innalzamento della glicemia, ma non tiene conto della quantità in carboidrati dell'alimento consumato, che invece è espressa dal carico glicemico, che la formula prevede il calcolo tramite l'indice glicemico per la quantità di alimento, per la quantità di carboidrati contenuti nell'alimento che si è consumato. I benefici, quali possono essere i benefici legati alla nutrizione che chiaramente si applica all'obesità? Indubbiamente il calo ponderale rappresenta l'aspetto più importante, un calo ponderale che deve essere appunto ottenuto valutando innanzitutto il fabbisogno energetico del paziente. Sì. Il fabbisogno energetico viene valutato appunto tenendo in considerazione il metabolismo di base, ossia la quantità di energia che serve per espletare le funzioni vitali, e il dispendio energetico, ossia l'insieme delle attività che vengono svolte nell'arco della giornata e che comportano appunto una spesa energetica. Ciò comprende anche l'esercizio fisico, ma per dispendio energetico rientrano anche tutte quelle attività che svolgiamo quotidianamente: il lavoro, la spesa, gli spostamenti e ovviamente l'esercizio fisico. Chiaro. E i consigli che possiamo dare, dottoressa? I consigli dietetici, sia i consigli dietetici ma i consigli sullo stile di vita, sono di tenere sotto controllo il peso corporeo, di mantenersi sempre attivo, di seguire una dieta bilanciata. Poi per piani dietetici personalizzati si rimanda poi naturalmente a uno specialista che elaborerà un piano personalizzato. E consumare 5 porzioni fra frutta e ortaggi al giorno, preferire i cereali soprattutto integrali, e idratarsi adeguatamente, almeno 2 litri di acqua al giorno minimo. Quando ci sono le temperature così alte invece sarebbe meglio aumentare l'apporto idrico, e utilizzare poco sale. Chiaro, insomma, quindi diciamo sono tutta una serie
di regole che un po' dovrebbero seguire tutti. Diciamo, dovrebbero seguire tutti. Dovrebbero seguire un po' tutte quante dobbiamo le persone. Aggiungere naturalmente, certo, poi le indicazioni su quelle che sono il consumo di alimenti ad elevato contenuto proteico e quindi variare il più possibile l'alimentazione fra poi carne, pesce, uovo. Questa l'aggiungo io. Cercare di ridurre o evitare possibilmente le bevande, quelle zuccherate. Le bevande zuccherate, sì. Che sono chiaramente una di quelle cose che incidono negativamente in questo nostro discorso. Prima di salutare la dottoressa, desidero ricordare il suo recapito telefonico da mettere a disposizione del nostro pubblico: 333-28-45110. E per quanto riguarda l'indirizzo email, rosaasprino82@gmail.com. Grazie dottoressa per essere stata qui con noi. Grazie a voi.